Ciao amici, buongiorno. Oggi aprirò una nuova sessione Pro Tools insieme a voi e sempre per la rubrica sulle tracce di. Oggi entreremo dentro la sessione della mia cover del brano celebre dei Beatles che è Across the Universe. Andiamo. Indosso le cuffie e si parte. Allora, iniziamo subito da vedere che è una session non troppo complessa, non ci sono tantissimi strumenti, ma soprattutto non ci sono tante chitarre rispetto alle session che abbiamo visto in passato. La prima cosa su cui vorrei soffermare la vostra attenzione è la batteria, sempre del buon Stefano Marazzi. Sentiamola. Ok, io mi sono immaginato questo groove che Stefano ha registrato in maniera perfetta e ho dato però un riferimento al fonico, sempre il mio infallibile compagno di avventure Andrea Mescolini del Bonsai Recording Studios. Ho messo questo delay sulla batteria per fargli capire quali erano le mie intenzioni, cioè avere una batteria che non fosse la classica batteria, ma che avesse questa sorta di ribattuto. Ve la faccio sentire. Questa era la mia idea. Ovviamente gli ho mandato questa traccia registrata appunto di batteria con il suo delay per dargli l'idea appunto del suono che avevo in testa. Andrea ha capito perfettamente e ha ricreato questo tipo di idea in maniera più giusta e sensata. Quindi quella che sentite sull'originale non è questa traccia di delay, ma è qualcosa che gli assomiglia. Oltre a questo abbiamo il basso del buon Pino Saracini, che è questo qua. Ok, un suono molto vintage, molto melodico, molto corposo e rotondo e soprattutto molto bello. Grazie Pino. Sentiamo adesso il basso come si lega con la batteria, con il suo effetto delay per capire un po' il groove della ritmica. Molto bene, vi ricordo che queste non sono le tracce appunto del missaggio, ma sono le tracce RAW che ho mandato appunto allo studio per essere poi missate. Andando avanti c'è un pianoforte che è una grande new entry nella mia produzione delle mie cover con il suo reverbero. Sentiamolo. Ok, ha questo suono di piano, con questo reverbero molto etereo, che insomma era un po' il suono che volevo per tutto il brano, che fosse il più etereo possibile, ma anche molto concreto, come avete sentito nella ritmica. Ovviamente il piano l'ho suonato io barra programmato, quindi amici pianisti, perdonatemi se sono un po' scarso, ma non mi serviva, un piano complicato, come avete sentito. Dopodiché abbiamo un'altra new entry per le mie produzioni di cover, almeno fino a questo punto, che sono le chitarre acustiche. Come vedete ho due chitarre, una a destra e una a sinistra, sono due chitarre strumming, riprese ognuna con un microfono soltanto, che dovrebbe essere un KM184 Neumann, messo di fronte al dodicesimo tasto. La chitarra, se non ricordo male, era la mia vecchia Taylor 820. Sentiamo. Eccola qua. Come sentite non c'è nessun effetto, nessun EQ, niente di niente, è la traccia veramente raw come l'ho registrata. Poi abbiamo altre quattro chitarre acustiche che le andiamo a sentire, sono quelle che fanno il famoso fill che poi c'è sull'originale.
Fantastico, questo effetto un po' 12 corde l'ho ottenuto semplicemente facendo due take identiche. Di due chitarre che armonizzano questa melodia. Quindi di fatto mi trovo con due take identiche che ho pampottato una a destra e una a sinistra di due, diciamo, parti armonizzate che insieme alla chitarra ritmica, alle due acustiche ritmiche, suonano così. Ripeto che non c'è nessun EQ, nessun compressore, niente di niente, nemmeno reverbero, niente, sono proprio le tracce raw. Ma mi interessa farvi sentire proprio i suoni, come sono nati, come li ho scelti, e in modo che poi come sono stati trattati lo potete sentire sul brano che trovate su tutte le piattaforme di streaming. Un'altra grande novità per me è l'utilizzo di questo suono qua, sentite. Questo suono meraviglioso l'ho fatto con una lap steel e modificata con un paio di leve per farla sembrare una pedal steel. L'uso del volume e questo delay, un suono un po' crunch. Io sono un grande fan di Daniel Lanois, che è un chitarrista produttore americano famoso per aver portato al successo band come gli U2 e è uno dei maggiori responsabili del suono di The Edge, da Unforgettable Fire in poi. E lui ha questo mondo così etereo, questo creare questo mondo sognante appunto tramite la pedal steel. Io non la so usare perché è molto complicata, io uso la lap steel, ma ho montato due leve che mi permettono di simulare l'effetto pedal steel e questo reverbero delay molto ampio che mi dà questo suono molto molto etereo. E questa secondo me è la parte più importante di questa canzone. Ho dimenticato di farvi sentire però l'altro effetto, oltre al delay infatti ho messo un reverbero molto ampio, quindi vi faccio riascoltare il suono, questa volta completo di tutti gli effetti. Per la parte mi sono limitato a seguire gli accordi, inserire ogni tanto qualche nota singola e ho cercato di dialogare con la chitarra principale che è quella che fa il tema, che in questo caso non ricordo esattamente con quale chitarra l'ho registrato, ma sicuramente era la testata Marshall Handwired da 20 watt, con il pedale probabilmente il Prince of Tone di Analog Man e questa probabilmente era la mia Fender Stratocaster Fullerton, ne sono quasi certo, a cui ho aggiunto un delay stereo, un delay particolare, ora ve lo faccio sentire. Il suono senza delay è questo. Ok, con il delay otteniamo questo effetto. Ok, la particolarità del delay, che se lo sentite, è un po' saturo. Mi piaceva molto questo tipo di delay proprio per dare un effetto ancora più analogico e vintage al tutto. Ovviamente, ripeto, sono sempre tracce che poi sono state missate dal sound engineer. Queste sono le tracce raw. Per quanto riguarda l'arrangiamento, quindi come vedete è molto molto semplice, si basa su una ritmica di batteria
e basso, su cui ho appoggiato delle chitarre acustiche, un pianoforte che semplicemente appoggia gli accordi, il tema delle chitarre acustiche che risponde alla melodia principale, e la vera chicca è questa lap steel che colora di continuo il brano con il suo suono etereo. Quindi ci sono vari interventi tutti improvvisati, l'ho registrata quasi in una sola take proprio per mantenere la spontaneità di questa traccia. E se la sentite, infatti, non è mai uguale o simile a se stessa, o meglio, è simile ma non è mai uguale. Magari ve l'ascoltate sull'originale se riuscite a percepire all'interno del mix, ma penso proprio di sì perché l'abbiamo tenuta ben fuori. Grazie mille per aver seguito anche questa nuova puntata, ci vediamo alla prossima.